Ora finalmente Ludovico sapeva che cosa pensava il cugino, ma come al solito ad Annibale certi discorsi bisognava storcerli con la forza, perché lui non li avrebbe mai espressi. E poi con lui l'impegno era doppio, perché si arrivava sempre quando ormai il vaso era rotto. Mm. Annibale viveva nei suoi disegni e nella sua pittura. Poi qualcuno arrivava all'improvviso e lo obbligava al confronto dialattico. Per questo si rifletteva ancora Ludovico. Il cugino si attirava anche tante nemicizie. Era solo una questione di potere, pensava Annibale. Comunque per tutti. Filippo Fava gli aveva fatto dipingere le sue stanze. Però la corporazione l'armava. <coughs> allarmata da un giovane intruso e per di più capace, si era scagliata su di lui <ride> e non certo su uno dei governatori della città da cui in realtà proveniva la volontà di fare quei primi affreschi. E in seguito evidentemente il conte non si era ribellato abbastanza potente da poter ignorare i precedenti del cardinale. Rimanendo fuori li lamentiamo sempre cos'altro, si può fare in pittura e su di noi non hanno gioco. Cosa pensava, così pensava Annibale tornando verso casa, ma non sapeva che la fatica era appena all'inizio. Il problema era spinoso e grande. Annibale si trovò a fronteggiare critiche continue non solo per i suoi dipinti di genere. Riguardo ai quali lo scontro era di natura prevalentemente personale col Passarotti o per quelli a tema pagano, ma soprattutto per le commissioni religiose. I Santi che mostrano spalle e gambe mentre accompagnano con amore il Cristo che si fa battezzare. Nel fiume Giordano, da Giovanni erano bicamente giudicati, volgari e sconvenienti. Annibale si ammariggiava, per lui lo studio dell'anatomia era fondamentale e lo esprimeva pieno nella rappresentazione del corpo umano. Era in quel momento che la sua fatica e le sue osservazioni dal vivo sui cadaveri sezionati in accademia acquisivano davvero senso e con soddisfazione proprio in quel momento l'ambiente intorno a lui lo emarginava. Il fatto che Annibale fosse ancora molto giovane e fuori dal, dall'ordine corporativo, ma riuscisse allo stesso a lavorare, dava parecchio fastidio a certi pittori e nonostante questi facessero di tutto per attirare su di lui. L'attenzione di Paleotti e rendergli la vita impossibile a Bologna, i lavori non gli mancavano. Non essendo registrato, poi eludeva i controlli più facilmente. Non era certo il solo pittore a non essere registrato, ma fra tutti era sicuramente quello di maggior successo. In bottega, i tre Carracci si facevano pagare allo stesso modo. Ma molti committenti erano disposti ad aspettare anche il doppio del tempo purché fosse Annibale a realizzare i lavori. Il clima era diventato davvero pesante, Bologna, seconda città dello stato della chiesa, era in una posizione cruciale, le prescrizioni repressive della curia erano a volte anche molto gravi. Certe tele furono sequestrate e qualora intervenisse l'Inquisizione i pittori. Potevano finire in galera e, una volta dentro, le frequenti torture riservate ai delinquenti comuni non le avrebbero di certo risparmiati. Il braccio di ferro della chiesa trovava un saldo appoggio tra chi nella corporazione volesse risolvere vecchi rancori e nuove invidie, e il fatto che il Mastro Antonio ne fosse un membro non valeva granché. Continuamente ad Annibale aggiungevano voci e critiche e gli pareva che tutto il mondo non capisse, tutti intorno a lui gli, inst, gli instillavano. Dubbi gli facevano sentire l'errore delle sue scelte. Questo lo rendeva solo più determinato, ma lentamente si stava isolando sempre più da tutti. Solo quando andava via da Bologna per lavoro o per vedere altri pittori, gli pareva di respirare aria pulita. In questo clima, suo fratello Agostino cercava in città protettori fra le sue numerose conoscenze signorili. Nobiliari e religiose, queste ultime, però, avrebbero dovuto essere molto potenti per essere anche svincolate da quel pantano bolognese. Annibale, invece, proprio, per, proprio come quel muro incorruttibile che suo padre aveva immaginato donandogli quel nome. Di fronte a quella situazione riusciva solo a indurirsi sempre più e a rigettarla con decisione. Le sue convinzioni, il suo amore per ciò che faceva lo rendevano forte e ancora più taciturno. Sentiva che lo spirito che animava la riforma della Chiesa era soffiato dallo stesso vento che guidava anche le sue idee sulla pittura. Che è, fra tutte le cose, una delle più valenti, perché parla e racconta anche a chi non sa leggere, ma durante il viaggio quel vento positivo. Cambiava direzione perché si disperdeva e si ingarbugliava tra i vincoli del potere, tra i vicoli del potere, scusate, dell'opportunismo e delle invidie. Annibale non si sfoggava con nessuno e appena poteva andava via dalla sua amata città sentendosi tradito o per meglio dire. Fuggiva attratto dal desiderio di sentirsi libero in una corsa accelerata a ricercare qualcosa. Annibale viaggiava spesso solo e si era costruita una rete di amicizie che riprendeva periodicamente durante il suo peregrinare. Vestiva in modo semplice, con in testa un cappello che non cambiava mai e che faceva ramendare a Parma sempre dallo stesso cappellaio. Un giorno per pagarlo gli aveva fatto un'immaginetta e i due avevano stabilito così un'amicizia che sarebbe durata negli anni. A vederla non pareva un pittore di gran levatura, anzi pareva piuttosto un filosofo, un pensatore solitario, con quella barba incolta. <tossi>